L'esordio è stato da applausi per Blackout, vite sospese. Torna per la seconda puntata, stasera in TV, 24 gennaio alle 21. 25 su Rai 1, la fiction con Alessandro Preziosi. La serie è composta in tutto da 4 appuntamenti, i prossimi fissati per il 30 gennaio e il 6 febbraio, racconta la storia di un gruppo di clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, che vanno in Trentino per trascorrere le feste di Natale in compagnia dei propri cari. Ma la terra trema e il distacco di un'imponente slavina isola la valle, e impedisce i soccorsi possibili dall'unico passo che la collega con il resto del mondo. La valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un'esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con se stessi e con gli altri, potranno venirne fuori, solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi ed impareranno ad essere una comunità. Un mystery intenso ed emozionante diretto da Riccardo Donna, girato in grande formato 6K, utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali. Blackout. Vite sospese, stasera in TV la nuova fiction di Rai 1. Cast e trama. Paura per Preziosi sul set ad alta quota, ho pensato è finita, Balco out. Vite sospese, stasera in TV la seconda puntata, ieri è andata in onda la prima puntata e stasera la fiction torna su Rai 1 alle 21. 30. La trama protagonista del primo episodio della puntata di stasera è Claudia, Ricche Schmid, che, dopo aver salvato la piccola Elena, si vede impantanata in un incidente. La donna si accorge però che l'inconveniente non è stato fortuito, bensì provocato da qualcuno. Giorgio, Massimo Meshulam, è un parente del proprietario del resort, e lo vediamo intento a trasportare un sopravvissuto, portandolo in ospedale. L'uomo è caduto da un elicottero che un giorno prima volava proprio sulla valle. Boomerissima, stasera in TV su Rai 2. Alessia Marcuzzi infiamma il web con una pole dance. Ospiti e anticipazioni della terza puntata Il cast. Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco, Ricche Schmid è Claudia Schneider, Marco Rossetti è Marco Raimondi, Aurora Ruffino è Lidia Ercoli, Michael Lumière è Karim, Caterina Sciulà è Irene, Giugiu Di Domenico è Anita Raimondi, Federico Russo è Riccardo Lo Bianco, Riccardo Maria Manera è Lorenzo Zanin. Massimo Meshulam è Giorgio, Giorgio Caputo è Ruggero Volturno, Magdalena Grokowska è Sara Zanin, Maria Roveran è Petra Zanin, Veronica Urban è Silvia, Alessandro Riceci è Umberto, Maurizio Fanin è Andrea, Eugenio Franceschini è Luca, Fabio Sartor è Max Zanin.